chiacchiere di TV. Chiacchiere di TV. Ultime notizie. Sono l'avatar di Alfonso Signorini, ecco cosa ho detto. Poi ancora, la Balivo, la Blasi, la Annunziata. Ogni ora spunta un nome nuovo. Ma ce n'è uno che vale per tutti, Barbara D'Urso. C'è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio 5, c'è chi si chiede perché qualcuno se lo chieda, c'è anche chi sogna di vederla impegnata in Caffeuccio e Cia 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 Ballando con le Stelle. E c'è chi obietta che non ci andrà mai, perché le sale da ballo non hanno i megawatt di Cologno Monzese. Iscriviti al nostro canale e non rimarrai deluso. Troverai video divertenti, informativi e utili. Alex Belli è un attore italiano che ha recitato in film e serie TV come 100 vetrine e Il Segreto. Ha anche partecipato al reality show Grande Fratello VIP nel 2021. Dopo la sua uscita dal programma, Belli è stato spesso criticato per il suo comportamento e per il suo ruolo nel triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran. Negli ultimi mesi, Belli ha rilasciato alcune interviste in cui ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello VIP e della sua relazione con Delia Duran. Ha anche annunciato di essere tornato a recitare e che sta lavorando a un nuovo progetto televisivo. Attualmente, Belli vive a Roma con Delia Duran. I due sono ancora sposati e sembrano essere molto felici insieme. Alex Belli nasce a Parma il 19 settembre 1978. Inizia la sua carriera di attore nel 1999, quando viene scelto per interpretare il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera 100 vetrine. Il ruolo gli porta una grande popolarità e lo rende uno dei volti più noti della televisione italiana. Questo video ti ha reso la giornata un pochino migliore? Lascia un like e condividilo con un amico che potrebbe rendere la giornata migliore a qualcun altro. Nel 2002, Belli lascia 100 vetrine per interpretare il ruolo di Marco Todisco nella soap opera Il Segreto. Il ruolo gli porta ancora più successo e lo rende uno dei volti più amati dal pubblico italiano. Nel 2021, Belli partecipa al reality show Grande Fratello VIP. Il suo comportamento nel programma viene spesso criticato dal pubblico, ma allo stesso tempo lo rende uno dei personaggi più discussi della stagione. Alex Belli è stato sposato con la modella Katarina Ragnakova dal 2013 al 2017. Nel 2019 inizia una relazione con l'attrice Delia Duran. I due si sposano nel 2020. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, Belli ha avuto un flirt con la concorrente Soleil Sorge. Il flirt ha causato non pochi problemi nella sua relazione con Delia Duran. Dopo la sua uscita dal programma, Belli ha annunciato di aver perdonato Delia Duran e di essere intenzionato a continuare la loro storia d'amore. Il futuro di Alex Belli. Alex Belli ha annunciato di essere tornato a recitare e che sta lavorando a un nuovo progetto televisivo. Il sondaggio sulla community è importante. Fai la tua parte e vota oggi. Siamo sempre alla ricerca di modi per creare una comunità. Lascia un commento e unisciti a noi. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo che interpreterà, ma è probabile che si tratti di un ruolo che gli permetterà di riconquistare la fiducia del pubblico. Belli ha anche annunciato di voler continuare a lavorare nel mondo della televisione e che vorrebbe diventare un conduttore televisivo. Il futuro di Alex Belli è ancora incerto, ma è chiaro che il suo talento e la sua carisma lo renderanno ancora per molti anni uno dei personaggi più importanti della televisione italiana. Alex Belli è un personaggio controverso e non tutti sono d'accordo sul suo talento e sulla sua professionalità. I suoi sostenitori lo definiscono un attore talentuoso e carismatico, capace di catturare l'attenzione del pubblico. Lodano anche il suo coraggio di mettersi in gioco e di affrontare i temi più difficili. I suoi detrattori, invece, lo accusano di essere un attore mediocre, capace solo di recitare ruoli da belloccio. Lodano anche il suo comportamento egocentrico e arrogante e il suo continuo tentativo di attirare l'attenzione del pubblico. Indipendentemente dalle opinioni personali, è innegabile che Alex Belli sia un personaggio che ha saputo catturare l'attenzione del pubblico e che continuerà a farlo per molti anni a venire. Ciao, a presto!
Pubblicità con il cuore. Amici di Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva! Sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento. E per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina, e torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica, guarda amico, altri video. Ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui. Torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao.